28 aprile 1971. La rivista Il Manifesto, legata al gruppo dissenziente uscito dal Partito Comunista Italiano, si trasforma in quotidiano. Il suo primo direttore è Luigi Pintor. Parallelamente alla nascita del quotidiano, il gruppo Il Manifesto si costituisce come struttura politica in vista delle elezioni del 1972, quando si presenterà alla Camera con una propria lista.